Quest'oggi Claudio Gambaro in compagnia di Luca Cevasco. Buongiorno, buongiorno, produzioni locali con sorpresa. Beh sì, quest'oggi abbiamo il piacere di farvi conoscere i Just Duet. Just Duet, certo. Che sono Laura Battelle e Francesco Tizianel, che fanno parte di questo duo. Hanno realizzato un disco che si chiama Stop the Time. Ciao Francesco, intanto. Ciao a tutti, e saluto anche tutti i vostri spettatori. Buona grazie, giornata. Grazie. Ma scusa, la condizione sine qua non di entrare nel gruppo è di avere il cognome che finisce con la L? Sì, ma poi vi racconto anche un aneddoto di quelli meravigliosi. Quindi Stefanel volesse entrare con voi eventualmente. Esattamente. Vi trasformereste in un trio, giusto? Esatto, siamo aperti a ogni tipo di esperienza purché il cognome del nuovo membro finisca con la giusto, pelle. Certo, giusto. Allora, quello che chiaramente ci ha anche incuriositi ascoltando il disco, a parte che vabbè è un album molto bello prodotto da Tuck & Patty, che non hanno bisogno di presentazione, ma voi avete stilato una scaletta di 13 pezzi spaziando da Africa dei Toto fino ad arrivare alla prima cosa bella, o addirittura La voglia e la pazzia, un pezzo della Vanoni che anche questo non ha bisogno di essere presentato più di tanto, passando per Billie Jean tra l'altro. Sì, esatto. Così, i primi che capitavano, diciamo. Allora, che cosa avete buttato di vostro in questo disco? Immagino tanto. Allora, era il momento nella storia di Jazz Duet. Eravamo giunti un po' allo spartiacque, nel senso la professione di musicista e della formazione si stava prendendo sempre di più forma e misura, e serviva un album per dare un nuovo slancio alla nostra formazione, che poi è un duo che si è ispirato a quelli che sono stati i nostri produttori artistici. È un lavoro molto strano quello del musicista, che ti fa fare tantissimi incontri in tantissime situazioni diverse, perché ti capita di dover suonare al matrimonio, al teatro, al ristorante, per un'inaugurazione, e per fortuna spesso la gente si avvicinava a noi incuriosita anche dallo stile un po' particolare, per quel che mi riguarda, che il fatto che non uso il plettro, che utilizzo solamente le dita, tengo le unghie lunghe, qualcuno è anche molto spaventato, dice ma come mai tengono anche i bambini vicini, perché potrebbe essere qualcosa magari di pericoloso. Ovviamente sto scherzando, ma il fatto di riarrangiare diversi brani in questa chiave così acustica, poi con uno strumento il mio che ha anche una corda in più, quindi ha delle sonorità un po' particolari, questo scatenava nei nostri ascoltatori l'idea di proporci dei brani da eseguire, e noi abbiamo voluto rendere loro omaggio umilmente per quello che potevamo, raccogliendo 13 brani da cui bisogna togliere le nostre composizioni che ci erano stati suggeriti negli anni precedenti all'uscita del disco, no? E infatti, come avete detto, era molto improbabile l'accostamento tra questi brani. Ed è stato anche faticoso e delle volte rischioso. Io ne cito un altro che c'è nel disco, che è Alien Dry dei Radiohead. Eravamo un po' preoccupati, perché se sbagli quel brano lì, te ne dicono di tutti i colori dalle mie parti. Quindi ma non solo dalle tue, perché i Radiohead hanno una zoccola dura di fan molto agguerriti. Quindi per fortuna è andata abbastanza bene, considerando anche il fatto che il essere prodotti, coprodotti artisticamente da Tuck & Patty, ti metteva un po' sotto i riflettori, in particolar modo delle riviste specialistiche chitarristiche, quindi erano lì col mirino, insomma, a cercare qualcosa che non andasse. Questa volta ce la siamo cavata abbastanza bene. Insomma. Esatto, e avete anche ridotto all'osso dei pezzi di rock, di pop, ma anche di rock, riducendoli proprio in maniera così molto scarna, forse anche perché tante canzoni nascono poi in questo modo, giusto? Sì, assolutamente. Quello che consigliamo sempre, io e Laura siamo anche degli insegnanti, ai nostri ragazzi, che l'esperienza di fare un disco ti mette nei confronti della musica in una situazione, in una posizione nuova, sei di fronte a uno specchio dove da un lato ci sei tu, dall'altra parte c'è la musica, e dovete diventare la stessa cosa. Certo. Quindi devi capire quali sono gli elementi della musica, quali sono i tuoi, metterli assieme e imparare reciprocamente a rispettarsi, e questo porta
anche a quei risultati che avete descritto voi. E come vi siete conosciuti con Tuck & Patty invece? Com'è stato la scintilla, l'incontro? Per sarò molto breve perché la storia è un po' articolata, però io ho una scuola di musica e avevo deciso di regalare al mio paese, ai miei studenti, una clinic, cioè quei workshop, quegli incontri, sì, che fanno i grandi artisti con i loro fan, con quelli che sono semplicemente anche curiosi. Ti showcase, diciamo. Sono riuscito, sbattendomi un po', permettetemi il termine, a organizzare questa cosa e quindi incontrarli, farli venire ad Aviano e a Pordenone, che sono ad Aviano dove ho la scuola e Pordenone è stato il centro principale dove Taccando si è tenuto questa clinic. Alla fine di 3 giorni meravigliosi dove avevo incontrato i miei idoli, loro hanno chiesto: ma ragazzi, avete una vostra demo? Ce l'hanno chiesta perché molti arrivavano a flotte a portare le loro demo nella speranza che succedesse qualcosa. E ti dobbiamo dire la verità, noi abbiamo negato alle prime richieste di averne una, perché sinceramente io da chitarrista mi vergognavo un sacco a dare la mia musica a loro. Poi insistendo mi ricorderò questa scena che Taccandra si prese il portafoglio e tirò fuori del denaro contante e mi fa: ma se te la pago, ho la curiosità di sentirti, mi fa, no? Allora siamo andati a casa, abbiamo preso questo disco e a distanza di un mese ricevo un'email da Taccandra dicendoci che erano di nuovo in Italia e che avevano piacere di incontrarci di nuovo. E lì ci hanno dato questa notizia chiedendoci che progetti avevamo per il futuro. E così, ritornando all'inizio della nostra chiacchierata, dicemmo: vorremmo fare un disco. E hanno detto: ma vi va di venire a farlo con noi? E potete immaginare che cosa è successo. Già avevamo bevuto un po' quella sera, no? L'alcol è sempre un ottimo conduttore. Sì, io credo che loro l'abbiano detto perché avevano bevuto più di me. Questo è la... Esatto. E da lì è partita un'avventura meravigliosa che ci ha visto partire, andare in America, vivere a casa loro. Noi siamo stati proprio a casa loro, ospiti, e scoprire che delle persone che immagini inarrivabili hanno una vita perfettamente normale, vanno a fare la spesa. Potrei raccontare un sacco di cose che sembra impossibile vedere fare a quelli che stanno sempre sul palco e vivono lì. Certo, e tra l'altro voglio dirlo perché mi sembra giusto dirlo, nel momento in cui stiamo registrando questa conversazione molto piacevole con te, è arrivata la notizia brutta della morte di David Bowie. Oggi è l'11 gennaio, quindi voi avete sempre avuto in scaletta durante i concerti alcuni pezzi del Duca Bianco? Ma guarda, assolutamente, noi siamo reduci da un venerdì, sabato e domenica dove eravamo ospiti di un'importantissima fiera ad Udine in Friuli Venezia Giulia. E nella nostra scaletta 3 brani che tutti conoscono perché sono Life on Mars, Space Oddity, Heroes, non mancano mai. Anche quando abbiamo portato lo spettacolo di Stop the Time per presentare il disco, non ci facevamo mai mancare un appuntamento con gli arrangiamenti di David Bowie. Siamo rimasti completamente sconvolti. Sconvolti, come certo. Tutti, sì, certo. Inaspettata per tutti, ma non per lui, che da grande eroe si è pianificato anche la sua estrema uscita di scena, insomma. Non è che voglio unirmi al tuo, perché è facile parlare in queste circostanze, poi si spendono un sacco di parole. Io stavo riflettendo proprio questa mattina su un aspetto. Quando si compone, quando si scrive, si cercano dei modelli. E senza entrare nel tecnico da musicista, io quel brano che c'è in Space Oddity dove dice "And the stars look different today", sono quelle parole, si sposano con una melodia così semplice che in un modo sublime, secondo me. Ho citato questa cosa perché magari conoscono tutti. Io a distanza di anni, ogni volta che sentivo quel brano, ogni volta che sentivo quella piccola frazione, ho la pelle d'oca e mi commuove. Cioè, spesso la musica di David Bowie ha provocato questo in me. Poi c'è chi lo conosce meglio, c'è chi sa aveva quanti capelli ha in testa, io magari non sono così sì, maniacale, però l'ho ascoltato un sacco e mi mancherà
pensare che non sia in giro a fare qualcosa, questo sì. Certo. Mancherà a tutti, anche se lui come grande artista rimane di pubblico dominio. Va bene, noi ti ringraziamo. Io ringrazio voi, è stato davvero un piacere. Piacere nostro. Saluto tutti i teleascoltatori e li ringrazio per la pazienza di aver ascoltato questa piccola storia di un membro dei Jazz 2. E ovviamente ti aspettiamo a Genova, è logico. Assolutamente, non certo. Perché ho metà famiglia lì e quindi ci passo spesso e ci sono anche dei concerti. Non mancherò di farvelo sapere, così magari potete dirlo perché no, qualcuno ci può conoscere anche dal vivo. Grazie mille, Francesco. Grazie Francesco, stop the time, allora, just do it. Just do it, ok. Alla prossima, grazie.